Giornata lavorativa finita, ragazzi. Ignorate completamente il mio outfit. Cioè, carino come al solito per le riunioni, ma poi non solo tuta. Aspetta che mi fa male la gamba per il salto della corda. Non solo tuta, ma queste calze improponibili. E antiscivolo caldissime perché ho preso un po' di freddo in questi giorni, quindi volevo, visto che in questo weekend avrò un po' di cose da fare, non voglio prendermi la febbre né il raffreddore, quindi è meglio prevenire rispetto che curare. Adesso è arrivato il momento più importante della giornata. Santo Dio, che disastro! Prima ho fatto il caffè e mi sono dimenticato che è pieno di caffè nel lavandino. Mannaggia me. Tutta sta polvere, perché di solito provo a tenere le cose pulite, soprattutto la cucina. È arrivato il momento che tutti noi aspettavamo, ragazzi. Spaccare tutto. No, allora io adesso mi faccio una tisanina. Tisanina, quindi siamo pronti a sguinzagliare il mostro qua. Facciamo vedere come reagisce il codice, cioè se non sguinzagliano. Siamo pronti a sguinzagliare il mostro. Vabbè ragazzi, allora tisane, qua abbiamo ancora tutte quelle fredde che non sono riuscito a finire quest'estate. Che male. Vabbè. E io penso che mi farò invece una cosa molto speciale, voi non potete annusare, ma questa viene dalla casa del tè. Avete presente quelle tisane super fancy che ti costano un fracasso di soldi, ma sono buonissime? Questa contiene mango, e non mi ricordo cos'altro. Mango, arancia, paglia, c'è un po' di tutto. Mamma mia. Oggi ragazzi, questo, quindi serve anche il filtro. Dov'è il filtro? Dov'è il filtro? Senza filtro cosa faccio? Lorenzo senza filtro non filtra. Bene, ci tocca usare questo come filtro. Allora, questa viene dalla Francia, è bellissima e non la uso penso da 2 anni. Allora, noi questa utilizzavamo per fare il cappuccino in Francia, quindi latte caldo dentro e poi dare i colpetti. Adesso ci farò una tisana spettacolare. Sto qua un'altra oretta, poi vado a fare un aperitivo con una mia ex collega che si trasferisce a Roma e quindi prima di andarsene ci teneva a salutarmi, quindi mi ha scritto non la vedo da parecchi mesi, ma sarà buonissimo, questo ve lo dico io. Ve lo dice zio Lorenzo. Mamma mia che roba! Mamma mia, ci mancano solo dei biscotti. Ma che bello! Mi ero completamente dimenticato di avere questo qua in casa. La storia divertente di questa ve la dico, praticamente appena arrivato in Francia, e all'inizio non avevo, con me ovviamente non avevo nulla, non avevo pentole, non avevo piatti, non avevo forchette posate, assolutamente nulla. E quindi uno dei primi giorni siamo andati tutti al supermercato e ci siamo rimpinzati di roba, ho speso un sacco di soldi, tagliere, questo, il famoso coltello che ogni tanto vi faccio vedere che ora penso sia lavare. E un sacco di soldi speso in queste robe. Eravamo, sembrava una scena di un cartone animato. Arrivati all'università, anzi al campus dell'università, con questi borsoni pieni di roba, arriviamo e vediamo una fila fuori di un sacco di ragazzi che partono dalla reception e questa fila continua per svariate decine di metri fino ad arrivare tipo a un sotterraneo, non capivamo. Fatto sta che ci avviciniamo e vediamo che in questo sotterraneo era tipo una cantina dove venivano messe alla fine dell'anno tutte le cose che gli studenti quando se ne andavano lasciavano lì e venivano raccimolate. Quel giorno lì specifico
tiravano giù il ponte levatoio, facevano entrare tutti i nuovi studenti e la gente poteva portarsi via robe gratis. E noi ci siamo rimasti, tipo, ma cioè, bro, ce l'avessero detto 2 ore prima, noi non avremmo speso tutti quei soldi. E quindi siamo arrivati lì, alla fine sì, abbiamo raffato un po' di roba, compresa questa, e mi sono portato a casa questo bellissimo, questa è una reliquia per me, stupenda. Non vedo l'ora di... Mamma mia, guardate qua ragazzi, guardate. Vabbè che io mi emoziono veramente con poco, ma... Cioè, alta tecnologia. Ah, è bollente! Porca miseria! Niente, ancora qualche minuto ragazzi ed è pronto, mi tocca già pulire qua, mannaggia me. E niente, quindi questa è la storia di come ho tirato su questa, e oltre a questa delle padelle che mi sa che mia mamma ha buttato, anche se non vive qua, ha detto buttiamo via, e vabbè. E coltello, tagliere, ho ancora... Vediamo se ce l'ho il tagliere. È un tagliere viola, eccolo qua. Guardate qua ragazzi, allora questo ne avevo due di taglieri, uno in legno, questo l'avevo comprato e poi giù in queste segrete avevo trovato uno in legno, quindi ne avevo presi due, però visto che ce l'avevamo tutti uguale, avevamo scritto le iniziali nell'angolino e c'è una, che brutta sta L, come ho fatto se non è L, sembra una C, vabbè giuro che questo è mio, non l'ho rubato a nessuno. Anche perché non ci sono amici G? Anche perché non ho lì amici che si chiamavano con la C? Ragazzi, visto che siamo nostalgici, oggi berremo dalla tazza con cui bevevo il caffè in Francia. Quanto ci vuole qua a farmi sentire profumo? Mamma mia, questo qua ti va in vena. Ragazzi, queste sono le gioie della vita, comunque, basta saperle apprezzare, le piccole cose. Andiamo all'assaggio. Beh, cioè, il profumo è sensazionale. Questa roba buona, mi sa che me la tengo anche per stasera, post cena così. Cioè, guarda qua che roba, che mi tocca togliere ragnatele sugli ulivi, poretti. Comunque, ragazzi, io qua ho fatto la mia festa di laurea. Io ero esattamente lì e mi hanno tirato giù il demonio. Oh, signori, signori, ce l'abbiamo fatta. Allora, siamo riusciti a pulire, sistemare, preparare per appunto la festa di sabato. Domani bisognerà andare a fare la spesa e con insomma tutto l'alcol da mangiare e quant'altro. Siamo una cinquantina di persone indicativamente e è bello che abbiamo sempre fatto fino ai 15 anni feste in questi campi, in questi casotti di amici e quindi un po' rivivere quei momenti, no? Ogni tanto, quelle 2 o 3 volte l'anno bisogna celebrare. Quindi con il Giumi, Mattia, soprannominato Giumi, e faremo esattamente quello questo sabato. Non so se ti devi chiamare, riesco a... Sì, tutto a posto. Faremo esattamente quello, ragazzi, non vedo l'ora, quindi domani spesetta, poi sabato un'altra spesa un po' per andare a sanare le cose che mancano. Poi sabato si viene su un po' prima, si sistema le ultime cose, si preparano le casse, le luci, i karaoke, grandi emozioni, grandi piani e poi vin brûlé per chiudere in bellezza. Comunque tutto questo ragazzi, io adesso vado a letto, mi ascolto gli ultimi 10 minuti in macchina, un po' di musica. Prima pulendo penso di aver beccato una ragnatela perché mi sono sentito le bestie addosso e poi mi sono toccato e avevo un moscerino morto. Quindi easy, peccato. Io vi invito a mettere mi piace, commentare, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, ricordate il mio algoritmo si sfama delle vostre interazioni e siete qua nel canale appunto per dimostrarvelo, quindi su veloci scrivetemi qua sotto, fatemi sapere cosa ne pensate, se volete altri video di questo tipo e ci vediamo domani alle 11 ragazzi, mi raccomando come al solito alle 11.